Amici carissimi, quale che sia la posizione che avete assunto nell'ascoltarmi, l'importante è che questa parola, non la mia, ma quella di Gesù, arrivi nel vostro cuore. Adesso ci troviamo nel capitolo 14 e qui Matteo ci presenta la prima moltiplicazione dei pani. Vorrei presentarvi il quadro, la scena come la descrive Matteo e da che cosa prende avvio questa prima moltiplicazione dei pani. C'è un rapporto fra solitudine e solidarietà in questo testo, bellissimo. Gesù si ritira da solo, in disparte, e va solo in un luogo deserto. Ha bisogno di ritrovare nella solitudine il suo cuore, di ritrovare se stesso, di riprendersi dal cuore di Dio Padre. È il momento della solitudine, come il momento del raccoglimento, del ritrovarsi per darsi. Da questa solitudine abitata dal Padre, che quindi non è una solitarietà, non è una fuga dagli altri, non è una alienazione rispetto agli altri, ma è il bisogno, e questo vi raccomando, abbiatelo anche voi, il bisogno di sentire il proprio cuore, di abitare il proprio cuore. Stay at home, ci è stato detto in tempo di coronavirus. Stai a casa. Ecco, Gesù ci insegna a stare nella casa del nostro cuore, ma non a rimanervi. Stai lì, ritrovati per darti. Ecco, allora la solitudine segue la solidarietà. Quando Gesù esce da questa solitudine, vede una grande folla e ne sentì compassione. Vede e sente compassione. Ha lo sguardo per vedere, perché è importante saper vedere non solo la grande folla, ma i bisogni di questa folla. E prova una tenerezza materna straordinaria. Tante volte Gesù ha visto e ha sentito compassione. Per esempio, quando entra nel piccolo villaggio di Nain e vede un corteo funebre, una donna che aveva già perso il marito, vedova, e che sta portando al cimitero il suo unico figlioletto morto. Gesù vede e ne ha compassione. Vede la folla che, come pecore senza pastore, non sa trovare una direzione nella vita e ne ha compassione. Tante, tante volte Gesù vede e ha compassione, ma bisogna imparare a vedere oltre la vista, per cogliere l'inespresso, quello che è nel cuore degli altri, nel cuore della gente. E allora cosa fa? Si prende cura dei malati, cioè si fa prossimo a questa folla, chinandosi con premura e prendendosi cura dei più deboli, dei malati. Questo fa Gesù, senza dire una parola. Quindi agisce senza parlare. È una carità eloquente, ma non verbale. Non fa nessun proclama. Apre la bocca per dire ai suoi discepoli di dare da mangiare a questa gente. Si preoccupa anche della loro sussistenza. E quando i discepoli dicono: ma non è possibile, proprio tanta gente, cosa possiamo dare?
Gesù dice: date loro voi stessi da mangiare, cioè siate voi pane per la gente. E dobbiamo sentirle nostre queste parole, io le sento mie queste parole di Gesù. È come se Gesù oggi dicesse a me vescovo, a noi preti, a noi cristiani, alla Chiesa: sii tu il pane buono da mangiare per la gente che ha bisogno, per la gente che è stanca del cammino, per la gente che cerca un senso della vita, nella vita. Sii tu pane buono da mangiare. E i discepoli poi dicono: abbiamo 5 pani e 2 pesci. 5, 2, 7 è il numero di Dio. E questa perfezione di Dio si compone di 5, la parola, la Torah, 2, le due nature di Gesù, vero Dio, vero uomo. Parola e Cristo sono una cosa sola, 5 pani, 2 pesci, 7, che vengono moltiplicati per sfamare 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Ancora una volta, 5.000 uomini, 5 per 1.000, una Torah è il numero di Dio, 1.000 rappresenta il tempo di Dio, il tempo senza tempo di Dio, o meglio, l'eterno nel tempo, Dio, l'eterno nel tempo, 1.000. E rimangono 12 ceste. Del pesce non si parla più, solo del pane, il pane rimane. Ne raccolgono 12 ceste. 12 sono le 12 tribù di Israele, i 12 apostoli. Dice la totalità del popolo: c'è pane per tutti. Ma il pane per tutti, prima che essere l'Eucaristia, è la carità. Quello che ha fatto Gesù: vedere, avere compassione, prendersi cura. Questo è il pane di cui la gente ha bisogno. Il pane è la parola di Dio che nutre e scava in profondità e illumina il sentiero della vita. Il pane è ciascuno di noi nel momento in cui si dà con amore all'altro. Il pane è anche l'Eucaristia, ma il pane è il povero. Diceva Pascal: quando sarò in punto di morte, chiamatemi un prete, e se non lo trovate, portatemi un povero. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.